Siamo qui in Asiago, emozionati e commossi davanti alla casa di Mario Rigoni Stern, a ricordare una tenerezza. È tornato dalla prigionia e ha messo su famiglia e ai ragazzi che nascevano, che sono nati, ha donato la ninna nanna che ha imparato alla fine della ritirata, quando è stato ospite in una famiglia sul confine polacco nell'attesa del treno per l'Italia, e una ragazza cullava il bambino e cantava. Cantavano a ninna nanna che il grande Mario poi ha donato ai suoi figli con no, no, no. E noi oggi l'ascoltiamo suonata dal clarinetto di Paolo Corradin, che è anch'egli dell'altopiano. Naturalmente le parole di Mario sono più chiare e più poetiche. Basti pensare che ha scritto così: la ragazza sedeva vicino alla culla, la culla era appesa al soffitto con le funi e dondolava come una barca ogni volta che il bambino si muoveva. Poi venivano delle amiche e insieme cantavano le loro canzoni, i loro canti tradizionali, e Mario, che si era preparato una cuccia, ha scritto sotto la finestra, ascoltava e ha imparato a memoria, per portarlo, per donarlo alla famiglia, il motivo più caratteristico, più bello, più dolce, più commovente, che la ragazza intonava vicino alla culla del bambino che dondolava appesa al soffitto, come in uso, ha donato la ninna nanna che ora Paolo ci suonerà. Sergente nella neve termina proprio con queste parole che rimandano alla melodia suonata da Paolo. Il suo rumore sembrava quello di una cascata e la voce della ragazza era piana e dolce. La ninna nanna, qui nell'emozione di Asiago, davanti alla casa del grande narratore che ci ha insegnato la speranza, il sorriso e soprattutto il coraggio di dire sempre la verità. Grazie Mario.